Eccoci di nuovo in settimana con Mr. Macchion durante questa seconda settimana dopo la pausa. Allora, com'è la situazione della squadra in previsione di questo match, che sicuramente anche in questo caso c'è qualche dubbio sulla disputa, però noi comunque la squadra si prepara per questa partita, no? Sì, sicuramente è una partita difficile. Non sappiamo ancora oggi se la Lega deciderà di far disputare quest'altro incontro per le situazioni meteorologiche, però noi ci stiamo preparando perché la partita si faccia, poi si vedrà un po' più. Comunque abbiamo, oltre a Mori squalificato, abbiamo anche problemi là dietro, perché si è tenuto anche l'infortunio di Eritro, che purtroppo ha una subluxazione alla spalla e quindi non sarà della partita sicuramente domenica, ha bisogno di 10 giorni di terapia. Per il resto ci dovrebbe essere il rientro di quasi tutti i giocatori, ad eccezione ancora di Zin, anche lui convalescente, però in massima dagli 11 fortunati domenica scorsa ce ne troviamo con 3-4, quindi vuol dire qualcosa è recuperato. Questa settimana sono trascorse con questo evento del giudizio sportivo, quindi il tuo pensiero su questa decisione mi pare insomma alquanto assurdo, però chiaramente due giornate di squalifiche a porte chiuse, quindi è una decisione che ci lascia perplessi, meravigliati, perché non c'è stato niente, anche gli avversari, comunque il loro presidente ha proprio dichiarato ai nostri colleghi che non c'è stato assolutamente niente, se non qualche dice dietro, qualche ragazzo, qualche urla così, ma niente di tutto ciò. E niente di tutto quello che abbiamo letto sicuramente non è comunicato, si parla di calcio, pugni, di tifosi, assolutamente no, non è successo niente, ma tantomeno la Lega conosce bene la piazza di Gaeta e sa che queste cose qui non sono mai successe, non succederanno mai, perché i tifosi, gente sportiva, gente che viene al campo, ci vince e poi finisce tutto là in base al risultato, non è mai successo niente del genere, quindi ci ha lasciato perplessi e con tanto rammarico, perché adesso ci ritroviamo a giocare due partite senza i nostri tifosi e soprattutto anche in campo neutro, quindi questa veramente è una condizione a me sfavorevole. Che lei sappia, la società sta facendo ricorso per questa situazione, anche se le possibilità sono poche, però voglio dire, penso che stia mettendo in moto qualcosa, no? Il direttore sorgente, l'amministratore Bonacore, sicuramente si sono subito adoperati affinché partisse un ricorso per cercare comunque di ridurre le due giornate squalifiche, anche le tre giornate squalifiche del giocatore Mori, perché anche lì sono rimasti sbalorditi da vedere tre giornate su comunicato un giocatore che ha preso doppia punizione per aver comunque allontanato due volte il pallone ingenuamente, però ci sta l'espulsione, ma non ci sta sicuramente le tre giornate. Anche lì sul comunicato leggiamo delle frasi ingiuriose, della seconda volta oltre a questa c'è stata già la situazione di Scerrati, cioè con doppia punizione tre giornate, quindi sono le situazioni in questo momento ci lasciano un po' così, vogliamo valutare in Lega cosa sta succedendo, che solamente vogliamo liberarci da tutto questo. Un accenno, se sa qualcosa sulla situazione della società. Io sapevo la settimana scorsa che ci doveva essere un incontro per la firma, pare che sia saltato tutto per un problema semplicemente di presenza di tutti i soci, appunto, che dovranno riservare tutto. Noi siamo abbastanza tranquilli perché il direttore sorgente ci ha comunque spiegato come stanno evolvendo le situazioni. Sappiamo che da un giorno all'altro c'è questo passaggio, siamo tranquilli, ci sono dei tempi che vanno rispettati, però sia noi che la squadra siamo consapevoli che si sta lavorando affinché le cose si risolvano in maniera importante. Un breve pensiero sulla partita di domenica scorsa: è stata sicuramente un match migliore, penso, della sua gestione in casa contro il Campania, che era venuto qui per fare il bottino utile, invece è tornata con 0 punti, no? Abbiamo intanto incontrato una squadra ostica, una squadra tosta, veniva da diverse giornate di imbattibilità, una squadra dove era la migliore difesa, quindi c'erano tutte le credenziali di una squadra importante.
noi siamo stati bravi ad affrontarla soprattutto a viso aperto, consapevoli della nostra qualità e che potevamo e dovevamo cercare di fare tre punti. I ragazzi sono stati bravi perché oltre a vincere la partita abbiamo condotto la gara per più di un'ora in 10 contro 11 e questo sicuramente non è facile contro squadre così importanti, perché questa è una squadra che si trova nelle alte posizioni classifiche, ha dimostrato anche domenica di poterci stare, perché una squadra tosta e importante con giocatori delle individualità importanti. Però i ragazzi, dico, anche con assenze importanti del Marco Chiesa, sono riusciti comunque a fare una grande prestazione, a regalarci questi tre punti che sono un ossigeno importante per la classifica. Questa squadra di ragazzotti mette alle corde anche squadre blasoni, vedi Martina Franca e Campania, no? No, dovevamo dare continuità alla prestazione di Martina, ci siamo riusciti stavolta raccogliendo anche a Martina dispiace perché abbiamo fatto una prestazione secondo me importante anche, non siamo riusciti a raccogliere niente perché l'episodio del rigore ci ha sfavoriti, più episodi per noi non dati, comunque ci può stare nel calcio. Però dobbiamo dare continuità con la prestazione, l'abbiamo data domenica, siamo arrivati tre punti, dobbiamo continuare su questa riga perché solo con queste prestazioni possiamo uscire da questa situazione. L'ultima pensiero sulla situazione societaria, se dovesse andare come dovesse andare, il progetto che lei sappia, io non lo so, perciò chiedo a lei, è importante oppure è una cosa ancora a salvarsi? No, noi quest'anno sicuramente dobbiamo cercare, perché classifico dice questo, dobbiamo cercare di salvarci, dobbiamo raggiungere l'obiettivo prima possibile, dobbiamo farci con tutte le forze, perché sicuramente la nuova società che si metterà sicuramente ha delle ambizioni importanti e per far sì che questi rimangano tali dobbiamo comunque mantenere la categoria. Sicuramente. Allora, ultima battuta riguardando il prossimo match, abbiamo già detto che se la neve dovesse scendere non si giocherà, ma sarà una gara sicuramente importante col Brindisi che ancora spera di inserirsi nella zona alta di classifica, credo. Ma il Brindisi è partita con ambizioni importanti, li sta mantenendo, ha cambiato allenatore, quindi c'è la voglia di raggiungere i playoff e quindi troveremo una squadra sotto questo aspetto che ha voglia di fare bene. Val Gaetano non può sicuramente permettersi di non dare continuità alle ultime prestazioni, dobbiamo darle, dobbiamo cercare di portare i punti dalle trasferte perché è arrivato il momento, siamo maturi per fare anche ciò, e si sta lavorando bene, tutto questo sicuramente porterà dei risultati, speriamo che li porterà già da domenica in un campo difficile e importante come quello di Brindisi. Gli do in bocca al lupo sperando eventualmente nelle prossime settimane che la società possa dare un ritocco a questa squadra che secondo me se si dovesse riuscire a ritoccare con elementi che servono, non gli ultimi arrivati, sarebbe già qualcosa, no? Speriamo sicuramente che ci sia l'ufficialità innanzitutto della nuova società e poi che si lavora come si sta continuando. Programmazione e organizzazione importante perché solo con una società forte alle spalle si può comunque raggiungere. Bocca al lupo.